Uomini e donne oggi, Gemma va via in lacrime, Tina la va a riprendere. Oggi uomini e donne, Gemma esce dallo studio piangendo, Tina la riporta dentro. Noi fan del Trono Over siamo ormai abituati a infiniti colpi di scena. Quest'oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne ci regala un colpo di scena davvero inaspettato. Dopo la lite con Giorgio, Gemma esce dallo studio in lacrime. Marco è preoccupato per la dama e così chiede di andare da lei per poterle parlare e provare a consolarla. Intanto, Maria De Filippi prosegue con gli altri. Al centro dello studio si siedono Anna e Walter. I due sono andati a cena fuori e c'è stato finalmente un bacio. La donna dichiara che non è stato nulla di passionale, ma molto sentito. Gianni interviene e crede che tra i due non ci sia assolutamente niente, e che la tedesco non sia affatto interessata. Per l'opinionista, lei sta solo fingendo per lavoro. Mentre i due continua a parlare e confrontarsi al centro dello studio, Tina Cipollari sorprende tutti. L'esuberante opinionista decide di alzarsi e recarsi dietro le quinte da Gemma. La donna cerca di capire come stia la dama di Torino e la invita a rientrare, anche se in un modo tutto suo. Una volta tornati tutti, è il momento del ballo. La Galgani danza con la new entry della settimana scorsa, Armando. La Cipollari nota immediatamente la cosa e Maria De Filippi spiega cosa è accaduto in questi ultimi giorni. La storica dama del parterre femminile e il nuovo arrivato si sono sentiti telefonicamente e a quanto pare sembra esserci della simpatia. Trono over uomini e donne, Armando fa un passo indietro nei confronti di Gemma. Tina chiede se tra i due ci sia dell'interesse e Armando rivela di essere un po' preoccupato per ciò che è accaduto con Giorgio. A questo punto, la Cipollari esce dallo studio per poi rientrare con un rotolo di carta da dare a Gemma in caso torni a versare nuove lacrime. In ogni caso, il cavaliere annuncia che rivedrebbe la signora ben volentieri, anche se non sarebbe disposto a consolarla.